Allora, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Oggi ti voglio proporre due incantesimi di Capodanno. Dato che abbiamo vissuto un anno un po'... sarebbe meglio iniziare il 2021 un po' più yeah! Quindi vediamo un po' che incantesimi si possono fare per dire addio al 2020 e partire con il 2021 alla grande. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema esoterico, nerd e tolkieniano. E ti ringrazio già adesso in caso in cui tu vorrai supportarmi con la crescita del canale, quindi Hannon le Mellon! Ma arriviamo subito al sodo con gli incantesimi. La prima cosa che dovrai fare è ripensare al 2020. So che può essere difficile perché è stato un anno un po' particolare e probabilmente un po' mai una gioia, però dovrai fare questo sforzo e cercare di trovare tutte le cose per cui tu sei stato grato in questo anno un po' tosto per tutti. E quindi scrivere e ringraziare per tutte le piccole cose per cui ti senti grato e ripensare a tutte queste cose che ti sono accadute nel 2020 e rendere grazie per esse ti permetterà di iniziare l'anno nuovo col piede giusto e un po' più positivi e anche per caricare di energia positiva gli incantesimi che stai per fare. Successivamente medita per ciò che vuoi abbandonare nel 2021 e lasciarti alle spalle, quindi dire ciao ciao belli amici, è stato un piacere, e soprattutto rifletti su ciò che invece vuoi raggiungere nel 2021, caratteristiche che vuoi far tue, un miglioramento personale, cose di questo tipo. Tutto ciò che tu vuoi raggiungere nel 2021, pensaci fortemente così da avere le idee molto più chiare. Il primo incantesimo serve per scacciare le brutte abitudini, ovvero accompagnare alla porta tutte le abitudini e caratteristiche che vuoi lasciare al 2020 e alle tue spalle. Semplicemente ti serviranno il classico foglio bianco, la classica penna e il classico fiammifero o accendino. Nel foglio scrivi tutto ciò che vuoi lasciarti alle spalle, ringraziandolo per il tempo che avete trascorso assieme. Per esempio, ti ringrazio scarsa autostima per il tempo trascorso assieme. Ora ti dico addio per lasciare lo spazio a una nuova me. Piega il foglio in tre, brucialo e fai volare via le ceneri dietro le tue spalle. Mi raccomando, non voltarti indietro. Guarda sempre avanti a te. Per quanto riguarda l'incantesimo per raggiungere i tuoi obiettivi nel 2021, pensa a ciò che vuoi raggiungere e cerca un'immagine che possa rappresentare il tuo obiettivo e che comunque ti lascia sensazioni piacevoli e che ti mette di buon umore. O puoi anche decidere di disegnare da te ciò che rappresenta il tuo desiderio. Una volta stampata la foto o ultimato il disegno, scrivi sul retro l'affermazione che rappresenta il tuo desiderio, come per esempio voglio essere più sicura di me stessa, e molto semplicemente appiccica la foto dove la vedrai molto spesso, così ogni volta che la vedrai ti ricorderà del tuo obiettivo, ti metterà di buon umore e ti farà credere maggiormente in ciò che vuoi raggiungere. Ovviamente ti consiglio anche di ringraziare per ciò che stai per raggiungere. E come dico sempre, credi fermamente in ciò che stai facendo. Quindi credi fermamente di lasciarti alle spalle ciò che non ti serve più e credi fermamente in ciò che vuoi raggiungere nel 2021. Ovviamente dipende dal desiderio che tu vuoi realizzare nel 2021, perché magari alcuni ci vogliono molto più tempo e quindi magari nel 2021 ti permetterà soltanto di mettere le basi, di fare il passo in avanti che ti permetterà di crescere per raggiungere sempre di più il tuo obiettivo. E te lo sto dicendo perché magari arrivato a dicembre del 2021
puoi sentirti frustrato in caso in cui tu non vedessi appieno realizzato il tuo desiderio. E magari quindi nel 2021 hai semplicemente fatto un passo in avanti per realizzare questo tuo progetto e quindi hai messo semplicemente le basi. E non è neanche un male, perché comunque hai fatto il passo che ti ha permesso di lasciare la tua comfort zone e quindi raggiungere il tuo obiettivo. Ovviamente per l'anno nuovo puoi anche dedicarti alla divinazione, quindi chiedere alle rune o ai tarocchi o qualsiasi metodo tu utilizzi per profetizzare come andrà il nuovo anno. Ti suggerisco anche di rileggere la divinazione che magari hai fatto per il 2020 e di valutare cosa è accaduto, cosa non è accaduto, così da apprendere ciò che magari all'inizio non ti era chiaro e da tirare le somme in sostanza. E in caso in cui tu volessi approcciare alla divinazione runica, ti lascio qui il link alla playlist con i video tutorial sulle rune. E con questo è tutto, spero che il video sia stato chiaro e spero che gli incantesimi siano stati anch'essi chiari, e spero che inoltre sia stato utile questo video. In caso di dubbi o non ti fosse chiaro qualcosa, non farti problemi a scrivere un commento sotto, perché sono molto felice di aiutarti e venirti incontro. Ovviamente fammi anche sapere cosa ne pensi del video. Se vuoi lasciarmi un feedback per farmi migliorare, te ne sono molto grata. O anche se vuoi dirmi qualche incantesimo che solitamente fai tu a Capodanno, sono molto felice di sapere che attività magica fai tu. E con questo è tutto, io ti auguro di festeggiare un buon Capodanno, comunque esso sia, anche se siamo lontani, anche se sarà un Capodanno diverso. E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Nello, grazie per essere stato con me anche oggi.